Domani riusciremo a vaccinare più di 3.600 cittadini distribuiti in questi 15 centri. È il Vax Day per gli over 80, l'ultimo gradino della fase 1 della campagna di immunizzazione in Italia e nelle Marche. Da domani, sabato 20 febbraio, oltre il 60% dei 122.000 potenziali beneficiari si è prenotato attraverso la piattaforma Poste o via telefono. 15 i punti di somministrazione nelle 5 province e una macchina organizzativa che ricalca lo schema dello screening di massa. Stiamo facendo particolare attenzione a tre aspetti. Il primo è quello delle caratteristiche del farmaco, delle modalità di manipolazione e di conservazione, che deve avvenire in massima sicurezza. E ricordo che il vaccino è un vaccino non particolarmente maneggevole, quindi ha bisogno della conservazione della catena del freddo, ha bisogno di essere diluito. Secondo, che non ci siano barriere architettoniche per quanto riguarda, noi parliamo di soggetti over 80, quindi creare dei percorsi in modo tale che queste persone, a volte anche fragili, che vengano accompagnate dai figli o da nipoti, possano avere un percorso più accogliente rispetto a quello che era stato lo screening. E terzo punto, quello di garantire un percorso di sicurezza per eventuali reazioni o manifestazioni allergiche che si possono verificare. Stiamo vaccinando in questo momento una classe di età che in genere ha reazioni avverse minori rispetto a quello dei giovani. Oltre al personale ASUR Marche, ci saranno rinforzi dagli ospedali riuniti, Marche Nord e Irca, medici e infermieri anche dalla Protezione Civile Nazionale, soprattutto gli specializzandi. È prevista per ogni 4 infermiere la presenza di un medico perché hanno diciamo, delle funzioni diverse. Il medico che fa l'anamnesi, che verifica eventuali intolleranze o eventuali reazioni diciamo, allergiche che il paziente ha avuto in passato, e l'infermiere che somministra direttamente la vaccinazione. È presente personale di farmacia per la diluizione e per la verifica della conservazione del prodotto. Non mancheranno le problematiche, in particolare per il trasporto di chi ha difficoltà a muoversi o disabilità, mentre è ancora da chiudere l'accordo con i medici di base sul territorio per la vaccinazione domiciliare. Un impegno importante da parte dei nostri operatori che in questo momento stanno già facendo le vaccinazioni per gli operatori sanitari e per le categorie previste nella prima fase, e che naturalmente sono anche impegnati nel tracciamento dei casi di soggetti positivi.